La rivelazione sconvolgente del demonio su Benedetto XVI durante un esorcismo è stata qualcosa di straordinario. Il maligno, infatti, ha ammesso di essere letteralmente spiancato dalle parole e dai gesti che ha fatto il Papa Ratzinger, non solo da vivo, ma anche quello che sta facendo da morto. Ratzinger, infatti, non solo smascherava il diavolo ogni volta che metteva in guardia l'umanità dalle sue opere malefiche, ma lo piegava e lo tormentava con la sua autorità di vicario di Cristo in terra. Un collaboratore diretto di un esorcista ha testimoniato di alcune vicende sconvolgenti che si sono verificate durante i riti di liberazione, tra cui urla, strepiti e pianti di dolore. In una chiesetta in provincia di Salerno, durante una preghiera di liberazione per una donna, il demonio ha rivelato il suo disprezzo per il Papa nelle sue continue catechesi contro l'inferno e gli spiriti maligni. Benedetto XVI ha sempre sottolineato l'azione del diavolo e ha messo in guardia l'intera umanità dai suoi attacchi, invitando gli uomini a non rincorrere mai all'occultismo e alle pratiche magiche, perché queste pratiche aprono le porte dell'anima al padre della menzogna. Il demonio ha ammesso che ogni parola, gesto e benedizione del Papa è un esorcismo, diventando così uno dei suoi incubi più ricorrenti. Ratzinger ha spiegato, ed è una delle lezioni che è rimaste di Papa Ratzinger, che la croce di Cristo è l'unico modo per sconfiggere il male, mentre per quanti continuano a peccare senza mostrare pentimento, la prospettiva è la dannazione all'eternità. Solo il perdono divino ci dà la forza di resistere al male e di non peccare più. Satana è sconfitto in partenza di fronte alla maestria di Benedetto XVI, il quale, con la sua santità, continua ad aiutare l'umanità a combattere la causa di tutti i mali. Preghiamo per il Papa emerito affinché con la sua guida ci aiuti sempre a resistere alle tentazioni del male. La figura di Benedetto XVI ha rappresentato un faro di luce nella lotta contro il male e la sua influenza su di noi è stata impagabile. La sua conoscenza e la sua sapienza sono stati in grado di aiutarci a comprendere meglio il mondo spirituale e a discernere il bene dal male. In un mondo dove il male sembra sempre avere la meglio, la guida e il sostegno che ci sono stati dati da Papa Benedetto XVI sono fondamentali per non smarrire la strada verso la verità e la giustizia. Egli ci insegna che solo attraverso la preghiera, la riflessione e la pratica delle virtù cristiane possiamo difenderci dall'influenza del demonio e combattere le sue tentazioni. Che la figura di Benedetto XVI possa continuare ad essere un faro di speranza e di verità per l'umanità intera, illuminando i nostri cuori e guidandoci sulla via della salvezza e della pace. Preghiamo affinché il suo insegnamento continui ad avere un impatto positivo sulla vita di tutti coloro che cercano la verità e la giustizia. Iscriviti al canale se sei contro il demonio. Ciao amici di preghiera.